Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6. Sta avendo una vasta eco anche a livello nazionale il fatto accaduto in un supermercato di Pescara dove la responsabile ha vessato le dipendenti. La CGIL invita lavoratori e lavoratrici in generale a denunciare i soprusi subiti. Intanto la Conad nelle ultime ore ha preso le distanze dall'episodio. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. L'episodio di vessazione sui dipendenti accaduto in un supermercato Conad di Pescara riaccende i riflettori sulle problematiche relative ai rapporti fra datori di lavoro e maestranze. Il sindacato CGIL, che nei giorni scorsi aveva denunciato l'accaduto, invita lavoratrici e lavoratori a denunciare episodi di mobbing o di comportamenti inappropriati. Intanto la Conad Adriatico, in maniera sbrigativa, attraverso un comunicato stampa, ha preso le distanze dall'accaduto senza entrare nel merito dell'episodio. Non possiamo accettare un comportamento come quello che purtroppo abbiamo potuto accertare nei confronti delle collaboratrici del punto vendita di Pescara, spiega in un comunicato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato della cooperativa Conad Adriatico. Di conseguenza, dopo un'indagine interna e come previsto dal nostro regolamento, abbiamo deciso di procedere alla risoluzione del contratto di affitto d'azienda. Daremo in ogni caso, ha detto Di Ferdinando, continuità alle attività del punto vendita, garantendo il servizio ai clienti e il lavoro ai collaboratori. Questo è la riprova che, rivolgendosi all'organizzazione sindacale, rivolgendosi alla CGIL, si ottengono poi quelli che sono i risultati, perché purtroppo noi abbiamo a che fare troppo spesso con lavoratori terrorizzati da quelle che sono gli atteggiamenti dei propri titolari, gestori, ma così come in un perimetro di come Conad, che affida i propri punti vendita a dettaglianti del piccolo imprenditore del territorio, ma così come grandi gruppi. Noi invitiamo i lavoratori a rompere quel muro di omertà che c'è, a prendere coraggio e rivolgersi alla CGIL, perché noi abbiamo gli strumenti, abbiamo i mezzi per poterli tutelare. Le donne sono più penalizzate nel settore del commercio, perché ad oggi la sempre maggior richiesta di flessibilità da parte delle imprese porta a delle condizioni per cui le donne non riescono più a gestire quelli che sono i tempi di vita, lavoro, famiglia. Se veramente un'impresa volesse mettere nelle condizioni una donna di andare via, solo con la flessibilità potrebbe riuscirci. Bisogna far capire che bisogna rispettare le lavoratrici, ma tutti i lavoratori, a prescindere da quello che sia il sesso. Però è necessario dare dignità al lavoro, è necessario mettere nelle condizioni i lavoratori di svolgere il proprio lavoro e di conciliare i tempi di vita. Una riforma dell'orientamento scolastico e migliori politiche del lavoro sono necessarie per dare opportunità ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Lo ha dichiarato questa mattina a Chieti il ministro delle politiche sociali Fabiana Dadone, intervenuta nel corso della seconda giornata della tappa teatina del tour dedicato al dialogo con gli studenti delle scuole superiori. Il servizio è di Serenia Secondi. È arrivata a portare il suo saluto a Chieti la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone in occasione del Networking Tour, il villaggio allestito al campus dell'Università d'Annunzio dedicato ai giovani per confrontarsi con le tante realtà territoriali al fine di ricevere informazioni e assistenza per trovare lavoro o semplicemente per interagire con le possibilità occupazionali e formative del territorio. Un'iniziativa aperta e gratuita promossa dal Ministro per le politiche giovanili in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, Carta Giovani Nazionale e in sinergia con gli assessorati alle politiche giovanili, sociali, cultura e sanità del Comune di Chieti, oltre che le realtà del territorio. Ministro, un tour che fa tappa a Chieti per aiutare i giovani, anche coloro che non si formano ma che comunque puntano ad un futuro migliore. L'idea è proprio questa, riuscire a raggiungerli non solo tramite i canali dei social e quelli dei siti istituzionali, che naturalmente hanno un linguaggio che non è esattamente semplice per loro, ma provare a creare un'occasione di incontro per parlare di lavoro, di formazione, di orientamento, presentando dei modelli tramite altri ragazzi che hanno fatto esperienze e tramite i partner che si sono uniti e hanno aderito per venire a presentare come i lavori sono cambiati tramite la digitalizzazione, anche più tradizionali, quali sono le opportunità lavorative, ma anche come predisporre un curriculum, come presentarsi ad un colloquio di lavoro. Sono forse attività
attività molto semplici e concrete, ma che per dei ragazzi che non sanno che strada prendere, che orientamento, su che orientamento indirizzare il proprio percorso, possono essere utili ed importanti. E alla domanda come si possa realmente aiutare i giovani per inserirsi nel mondo del lavoro, la ministra ha così risposto. Sicuramente migliorando quello che è l'incrocio domanda-offerta. Su questo in manovra abbiamo destinato una parte di fondi appositamente per l'ANPAL che segua proprio i ragazzi inattivi, però è chiaro che serve creare dei momenti nei quali il mondo del lavoro e il mondo della scuola si incontrino, soprattutto per i ragazzi che non seguono né un percorso né l'altro, perché il problema degli inattivi è che abbandonano il percorso scolastico, quello lavorativo, non riescono a fare reingresso, quindi creare un'occasione per ingaggiarli, agganciarli, mantenere poi un contatto, un canale di comunicazione tramite gli enti locali, le associazioni giovanili del territorio e creare un'occasione proprio di fare rete, penso che possa essere un modello importante, uno dei punti che abbiamo inserito all'interno del piano inattivi elaborato insieme al Ministero del Lavoro, però è chiaro che è un piccolo passo iniziale su cui occorre ancora investire molto, serve la riforma dell'orientamento scolastico che è connessa al PNRR, serve proseguire quella sugli istituti tecnici che è sempre connessa al PNRR, oltre ad una serie di miglioramenti per quel che riguardano le politiche attive del lavoro. In conclusione, un albero di ulivo in segno di pace è stato consegnato da Coldiretti al sindaco della città di Chieti, Diego Ferrara, che ha promesso lo pianterà in una zona protetta. Questa mattina si è tornati in aula per il processo Rigopiano. Il GUP Gianluca Sarandrea, dopo aver concesso ulteriore proroga di 60 giorni ai periti per la presentazione della perizia, ha ufficializzato la calendarizzazione per i mesi di ottobre e novembre. Stefano Recanati. Il rinvio dell'udienza odierna per quanto concerne il processo Rigopiano era cosa nota ormai da inizio aprile, quando i consulenti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea erano saliti fin sul luogo della valanga per acquisire nuove prove e portare avanti lo studio delle cause del disastro che il 18 gennaio di 5 anni fa portò al crollo del resort Rigopiano e alla morte di 29 persone. Per i familiari delle vittime però il ritorno in aula questa mattina è stato agrodolce. Se da un lato si è preso atto del fatto che il GUP ha concesso ulteriori 60 giorni di tempo per la consegna della perizia finale che passa dal 12 maggio al 12 luglio, dall'altro per la prima volta ci sarà una calendarizzazione fitta per le udienze. Infatti ad ottobre si tornerà in aula il 26, 27 e 28, poi il 9, il 10 e l'11 novembre. Così facendo si dovrebbe arrivare ad una sentenza finale al massimo per l'inizio del 2023. Come conoscevamo i 30 giorni, non conoscevamo i 60 giorni appresi dai giornali, quindi siamo scesi qua tutti i parenti e ovviamente per capire per quale motivo non si è capito bene, anche perché noi partiamo dal presupposto che la perizia fatta dalla procura è più che valida e siamo convintissimi che tutti gli altri periti, ovviamente i periti del giudice e non di parte, faranno un ottimo lavoro e si alleeranno sicuramente con il Politecnico di Torino. Noi spieghiamo che ci sia le condanne certe, quindi la chiusura del 2023, oggi hanno fatto un calendario fitto, come chiedevamo dall'inizio, 3 giorni per chi viene da fuori Pescara, 3 giorni mercoledì, giovedì e venerdì, ci si concentra solo su questo e facciamo un lavoro preciso. La paura della prescrizione, c'è un minimo di possibilità, ma quel minimo bisogna spazzarlo via. Non possiamo tornare a casa con il dubbio di dire ai nostri cari, ai nostri genitori, di dire non è stato, non sappiamo chi è il colpevole, quindi bisogna sapere se sono innocenti o se sono colpevoli. Questo chiediamo fin dall'inizio, è inutile negarlo. Oggi abbiamo saputo di questa nuove date che sono molto fitte, adesso bisogna lavorare sul contenuto di queste udienze, no? Che è fondamentale. Quello di oggi è lo svolgimento di un film il cui copione avevo immaginato, afferma a fine udienza l'avvocato Romolo Reboa, dato che non ritenevo logicamente pensabile che per redigere una super perizia collegiale sarebbero bastati pochi mesi. Scuoto la testa dallo sconforto, chiude l'avvocato, fotografando la realtà di questo processo del quale già prevedo quali saranno i tempi necessari per la sua discussione, i quali si dilateranno rispetto alla programmazione odierna. L'imprenditore marchigiano Marco Finori a sorpresa rinuncia ad acquistare gli impianti del comprensorio sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva. Si spera ora nella ditta Persia di Tottea, che aveva già avanzato un'offerta. Per il momento il futuro turistico della montagna teramana però è davvero molto incerto. Tania Bonici Castelli.
Futuro incerto, anzi nero, per il comprensorio sciistico del Gran Sasso che comprende Prati di Tivo e Prato Selva. Marco Finori, l'imprenditore marchigiano che si era aggiudicato il bando di acquisto per gli impianti delle due stazioni, eccetto la cabinovia, con un'offerta di 1.650.000 euro, non si è presentato dal notaio per la firma del passaggio di proprietà tra lui e la Gran Sasso Teramano. Un colpo di scena che ha costretto i soci della GST a riunirsi in assemblea per annullare la vendita a Finori e convocare di gran carriera la ditta dei fratelli Persia di Tottea, che si sono piazzati al secondo posto in graduatoria del bando con un'offerta di 1.520.000 euro. Risponderà la ditta Persia? Confermerà l'offerta? Qualcosa si sta muovendo, è ciò che trapela dagli uffici della provincia di Teramo, dove il presidente Diego Di Bonaventura assicura che si sta lavorando per dare certezza di continuità ai Prati di Tivo e a tutta la montagna teramana, soprattutto con l'estate in arrivo. Della defezione di Finori si è discusso anche in commissione garanzia, vigilanza e controllo della provincia. La minoranza, rappresentata dal consigliere Luca Pilotti, ha esposto il proprio pensiero sull'argomento. Pilotti ha chiesto che la gestione degli impianti del comprensorio sciistico teramano non siano affidati solo per il prossimo anno, ma per un periodo più lungo, al fine di assicurare agli operatori turistici la possibilità di investire sul territorio, avendo come garanzia la fruibilità delle infrastrutture a lungo termine. Si resta dunque in attesa di una risposta e si spera soprattutto in una gestione pluriennale. L'Abruzzo rischia di perdere il finanziamento di 20 milioni del bando PNRR per la rigenerazione dei piccoli borghi culturali del patrimonio culturale e religioso rurale. A lanciare l'allarme il sindaco di Calascio Paolo Baldi, commentando la sospensione da parte del TAR dell'Aquila della delibera della giunta regionale 136 del 15 marzo a seguito del ricorso del comune di Lama dei Peligni, secondo in graduatoria dopo Calascio. Abbiamo appreso del ricorso il 26 aprile durante una riunione operativa al Ministero alla quale partecipavo insieme alla Regione Abruzzo, spiega Baldi. In quella sede la Presidente della Commissione Ministeriale che esamina i progetti ha reso noto che in caso di accoglimento del ricorso il finanziamento alla Regione sarà revocato, non è previsto lo scorrimento della graduatoria. Tra l'altro entro il 12 maggio, ha continuato Baldi, dobbiamo presentare le integrazioni richieste al progetto. Ho già invitato il comune di Lama dei Peligni a ritirare il ricorso. Il progetto Rocca Calascio Luce d'Abruzzo prevede 20 azioni, tra le quali la più cospicua riguarda restauro e salvaguardia del sito della Rocca, lo scavo archeologico sotto la supervisione della sovrintendenza dell'Università dell'Aquila, nonché servizi al turismo, la realizzazione in paese di un polo culturale con museo e il sostegno ad attività tradizionali come la zootecnia. Firmata la nuova ordinanza relativa al nuovo prezziario unico per il cratere. Si tratta di un aumento chiesto anche dalla Regione Abruzzo dei costi parametrici dal 15 al 20% per gli edifici residenziali al fine di fronteggiare i forti rincari che hanno rischiato di paralizzare la ricostruzione post-terremoto. Giovanni Legnini, come guida della ricostruzione del Centro Italia, ha fatto il massimo, adeguando con un aumento del 20% il prezziario che stava facendo scappare imprese e professionisti. Lo avevano chiesto più volte le regioni, lo hanno chiesto i costruttori, ance in testa, ma ogni associazione di categoria ha dato il suo contributo. Dopo l'apertura dei cantieri, più di 5.200 nel 2021, tra ricostruzione privata e pubblica, 7.000 in totale, c'è stato un rallentamento fino al blocco negli ultimi mesi e le cause sono chiare: esplosione dei prezzi e la grande diffusione del 110%. Molte imprese e professionisti hanno preferito in modo legittimo lavorare altrove. Il nuovo prezziario costituisce una sintesi tra i quattro regionali e recepisce quell'esplosione dei prezzi di alcuni materiali, in particolare l'acciaio, il legno, gli isolanti, i ponteggi e diversi altri, con incrementi a volte anche superiori al doppio della situazione di partenza. Quindi nuovo prezziario unico, ma mantenimento di quel regime opzionale
tra prezziario unico e prezziario regionale, almeno fino a fine anno, per far sì che i progettisti e le imprese che ritenessero più conveniente adottare questa o quella voce o l'intero prezziario della regione di riferimento possano continuare a farlo. Quindi un quadro di adeguamento dei prezzi che è assolutamente soddisfacente. Punto 2 dell'ordinanza riguarda il costo parametrico, ovvero l'entità massima di contributi cedibili ai cittadini e alle imprese danneggiate dal sisma. Questo contributo aumenta del 20% per l'edilizia residenziale, comprensivo del 6% che era stato già concesso in via anticipata, ma quel 20% aumenta al 20%. 5 a volte per alcune situazioni edifici unifamiliari, bifamiliari può arrivare fino al 50%. All'indomani del comunicato stampa della Lega di Chieti, il sindaco Ferrara risponde con perplessità alle dichiarazioni di chi è parte della maggioranza che governa l'Abruzzo, ma addirittura è il partito che potrebbe avere risposte dirette sulla situazione del nosocomio Santissima Annunziata di Chieti e sulle strategie per il futuro. In 2 anni di pandemia il sistema sanitario ha dedicato risorse e materiali all'emergenza Covid, ma nel momento in cui si intravedeva una ripresa dell'attività chirurgica viene bloccata la chirurgia generale ad indirizzo oncologico dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Il gruppo consigliare della Lega al Comune ieri ha diramato un comunicato stampa chiedendo dove siano il presidente del comitato ristretto dei sindaci della ASL e dove siano le altre figure istituzionali preposte. Sono estremamente meravigliato e per due motivi. Uno è perché come possa la Lega pensare o i suoi rappresentanti locali pensare che il presidente del comitato dei sindaci della ASL, tra l'altro medico, non sappia i problemi che loro hanno evocato e hanno portato alla ribalta quando io da che ero consigliere di minoranza, quindi parliamo di almeno 7 anni fa, dicevo le stesse cose che stanno dicendo loro e si cercava in quell'ambito con l'assessore alla sanità regionale Paolucci, Silvio Paolucci, di mettere ordine alla rete ospedaliera e soprattutto cercare di far diventare Chieti un DEA di secondo livello. E mi meraviglia perché loro fanno parte dello schieramento politico che è in regione attualmente e il cui piano di riordino della rete ospedaliera è stata bocciata dallo Stato. Non riesco a capire di che cosa parlino, cioè è come se accusassero loro stessi. Lei quindi torna a chiedere chiarezza sul disegno regionale per l'ospedale di Chieti, che ha perso reparti e anche occasioni? Certamente ha perso reparti, ha perso occasioni, è un ospedale che è rimasto letteralmente paralizzato durante tutta la pandemia finora, mentre in altri ospedali dove erano stati costruiti e adibiti spazi per il Covid hanno continuato tranquillamente a lavorare anche per le emergenze di altro tipo e per la cura delle patologie croniche che invece a Chieti sono rimaste al palo. Stilato alla presenza del prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco un protocollo d'intesa per la gestione della siccità nella piana del Fucino, perplessità espressa dai vertici di Confagricoltura della provincia dell'Aquila. Firmato in prefettura il protocollo d'intesa per la gestione della siccità nel Fucino. Il protocollo, stilato alla presenza del prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco, ha coinvolto i comuni della Piana Fucense, oltre a Confagricoltura, Consorzio di Bonifica Ovest, Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori Italiani. Il protocollo, in vigore fino al 22 agosto 2022, impegna i sindaci a provvedere alla sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ogni domenica del mese di maggio e dal sabato alle ore 12 al lunedì alle ore 5 nel periodo compreso
compreso tra il 1 giugno e il termine del 22 agosto. Sì, è un protocollo che serve soprattutto a gestire in maniera un po' più razionale il sistema di irrigazione. Sotto l'egida della prefettura i sindaci sono tenuti a fare un'unica ordinanza uguale per tutto il territorio, quindi evitando quello che è successo in passato quando alcuni sindaci hanno fatto in un modo, altri hanno fatto in un altro, creando solamente confusione. Al tavolo ha preso parte anche l'assessore regionale Emanuele Imprudente, il quale ha fatto il punto sui lavori di realizzazione dell'impianto irriguo del Fucino. Perplessità è stata espressa dai vertici di Confagricoltura della provincia dell'Aquila. Siamo veramente molto scettici anche come organizzatore, è scettico la persona che forse ha lavorato più sul territorio per volere questo impianto. Serve proprio per cercare di ridurre i costi di produzione per pompare l'acqua e quindi se la siccità perdurrà, perché ancora può fare un po' di pioggia, non risolverà alla radice il problema. Però se dovesse continuare questo tempo in questo modo anche nel mese di maggio, i problemi sono veramente molto, molto gravi. Purtroppo l'assessore ha fatto un cronoprogramma che ci vede molto perplessi. In pratica la progettazione esecutiva dovrebbe essere conclusa verso luglio-agosto, e quando si parla di luglio-agosto tutti sappiamo cosa significa. Significa andare direttamente in autunno. E dopo, la cosa che più mi ha sorpreso in questo messaggio che ci ha dato informativa che ci ha dato l'assessore è che occorreranno altri 6 mesi di tempo soltanto per richiedere il via. Sono molto perplesso su questo fatto, perché qui stiamo parlando di un impianto irriguo in una zona irrigua dove il consorzio di bonifica del Fucino ha realizzato negli ultimi 3 anni almeno oltre 1000 ettari di intubato senza dover far eccessive verifiche, perché qui si tratta soltanto di fare una canalizzazione su terreni dove già si fa la. Quindi questa cosa ci ha lasciato veramente molto perplessi e questo la dice tutta sui ritardi che stiamo accumulando e sul fatto che veramente io sono particolarmente amareggiato di questa situazione, perché si sta perdendo tempo su un settore che è strategico per quanto riguarda la nostra agricoltura. Credo che dovremmo fare qualcosa come agricoltori per spingere, perché altrimenti la sensazione che abbiamo è che gli agricoltori si sono sfiduciati in ordine a questo e ritengono che il sistema attuale che si utilizza è un sistema tutto sommato che regge e quindi c'è la disaffezione nei confronti di questa politica e di questa burocrazia così asfissiante, che per fare un'opera, qui ne stiamo parlando su questo impianto almeno da 10 anni. Apriamo adesso la pagina di sport, calcio di Serie C, ancora 2 giorni, poi per il Pescara inizia il cammino playoff. Dal primo turno all'Adriatico Cornacchia arriva la Carrarese con qualche assenza in difesa, ma il Delfino ha 2 risultati su 3 per cominciare un percorso che sia il più lungo possibile. A 2 giorni dal primo turno playoff, ancora qualche dubbio di formazione per Luciano Zauri, che domenica pomeriggio incontra il primo ostacolo di un percorso che in casa Pescara si augurano sia il più lungo possibile, magari chissà provando a fare il colpo grosso. L'avversario numero 1 con 2 risultati su 3 a disposizione è la Carrarese, squadra assolutamente casalinga quella di Di Natale, ma che paradossalmente proprio all'Adriatico Cornacchia regolò una delle pochissime buone prestazioni lontano dal De Marmi. In difesa tornerà Veroli, perché Frascatore è out per infortunio causa frattura alla mano, mentre a destra torna anche Zappella con Cancellotti che va ad accomodarsi in panchina. Insomma, almeno sugli esterni Zauri riproporrà la struttura Veroli-Zappella, che è stata quella più convincente della stagione sotto la guida di Gaetano Auteri. Il vero dubbio è quello legato alle condizioni di Mirko Drudi, ancora in forse per la gara di domenica. Giannis in grosso con Gherardi come alternativa sembra essere la cerniera favorita qualora l'esperto difensore cesenate dovesse alzare bandiera bianca. La linea 3 di centrocampo non si tocca con Pontizzo, Derisio e Pompetti, anche se Diambos scalpita, ma come Memushai, a meno di sorprese, dovrebbe essere tra le alternative a gara in corso. Anche l'attacco ha una fisionomia che pare consolidata. Dursi
mai così positivo, con Clemenza in gol nell'ultimo impegno della regular season contro l'Imolese, alle spalle del capocannoniere biancazzurro Franco Ferrari. In casa carrarese invece Di Natale certamente non potrà contare in difesa su Imperiale, che ne avrà ancora per un po', e Figoli, che accusa ancora alcune problematiche. Oltre a loro, ha detto il tecnico dei gialloblu, ci sono 4-5 situazioni che meritano di essere approfondite, d'accordo con lo staff medico. Fuori Petrelli, che realizzò la rete del pareggio a Pescara, davanti potrebbe esserci uno degli ex Giannetti, non troppo rimpianto in riva all'Adriatico, mentre in mediana un altro ex come Luca Berardocco. Un solo successo lontano dal De Marmi per la Carrarese contro l'Imolese nel girone d'andata, poi 8 pareggi e 10 sconfitte, solo 9 reti realizzate, 37 quelle subite, un ruolino che il Delfino deve confermare per regalarsi mercoledì il secondo turno del cammino. E a salvezza acquisita invece il Teramo da ieri in vacanza. Prima però un bilancio sulla stagione da parte del difensore biancorosso Roberto Codromaz. Beh, come avevo già detto tante volte, non sono solo io, ma magari è l'idea che porto, la voglia che ho portato e magari anche il portare un po' più di cattiveria, no di cattiveria, volevo dire di giocarmela con i miei compagni, capito? Quindi è proprio una portare nuovi stimoli non solo a me, ma ai ragazzi che giocavano prima in difesa. Quindi è un insieme di fattori che poi insomma ha portato anche a fare tre clean sheet, quindi non subire gol per 3 partite consecutive, cosa che comunque per una difesa come la nostra è estremamente importante. Non ho veramente la più pallida idea di cosa potrei fare il prossimo anno, anche perché ho un altro anno a Piacenza, non so che intenzioni abbiano. Io posso solo dire che qua mi sono trovato insomma alla grande, perché comunque a Piacenza non ho trovato lo spazio, non ho trovato la fiducia che ho avuto qua. Qua sono arrivato e per rispondere alla prima domanda, io adesso, cioè dopo questi 3 mesi qua posso dire che sono non carne o pesce, ma invece che fumo sono arrosto, quindi mi sento bene, mi sento arrosto ed è stata una vera botta di fiducia questi 3 mesi per me. In un'età in cui comunque non sono più giovane, cioè capiamoci, non sono più giovane per il mondo calcistico. Quindi comincio a essere un difensore su cui magari le squadre devono puntare per portare un po' di esperienza, per portare un po' di cattiveria, per aiutare magari i ragazzi più giovani. E quindi insomma tanta fiducia e insomma carica per il proseguo della mia carriera. Da quando sono arrivato e comunque io mi ricordo avevamo 19 punti, quindi eravamo una squadra sfiduciata, in difficoltà e tutto. Abbiamo cominciato, da quello che mi ricordo io, subito bene, subito forte, però non posso non dire insomma quella con l'Aquila Montevarchi, perché da lì c'è stato un cambio di direzione, non tanto proprio come mentalità. Tra l'altro ci eravamo pure ritrovati negli spogliatoi, tra noi ragazzi, per parlare, quindi sono state dette anche delle parole per motivarci, per non andare incontro a una retrocessione che una squadra come la nostra, comunque come ha detto prima, con dei giocatori che alle spalle hanno dei campionati vinti, non si poteva continuare con alti e bassi e rischiarci una retrocessione. E quindi penso che veramente dopo quella partita c'è stato proprio un cambio mentale, ci siamo riuniti, ci siamo compattati e siamo andati a testa bassa contro tutte le squadre che abbiamo trovato e abbiamo preso, in quelle 5 partite in cui non abbiamo perso, abbiamo fatto il filotto, ci siamo presi la salvezza. Volley adesso, l'Abba Pineto sfodera la migliore prestazione dell'ultimo periodo e fa sua in 3 set la bella contro Porto Maggiore. Match giocato
davanti al pubblico delle migliori occasioni. Ora per il sestetto di Franco Bertoli c'è l'ostacolo durissimo di Aversa in semifinale. Sergio Zappalorto. Vince nettamente 3-0, l'ha finito sul Samba Porto Maggiore a 21-23, 18 parziali, passa il turno con ampio merito. Franco Bertoli, questo è il Pineto che vogliamo vedere tutti. Sì, è il Pineto che voglio vedere anch'io e i ragazzi ai quali faccio i complimenti, sono stati veramente bravissimi nell'interpretare la partita e anche nell'atteggiamento giusto, perché per noi non era facile, le partite che si devono vincere sono le più difficili, invece abbiamo avuto l'approccio mentale, la concentrazione, l'attenzione giusta e poi la cosa importantissima, non abbiamo mai mollato durante tutta la partita quando hanno fatto i punti, perché merito a Porto Maggiore, perché al di là di tutto ha fatto un'ottima serie, i primi due set non ha mollato mai, ma non abbiamo mollato neanche noi e questo è il grande merito. Poi una serata veramente, per me forse la prima con un pubblico così eccezionale, grazie al pubblico e mi auguro che ritornino, perché credo li abbiamo fatti divertire, merito del mio presidente che si è impegnato tanto, Guido Abbondanza, per creare questa serata di grande tensione che per fortuna è finita bene. Presidente Guido Abbondanza, innanzitutto complimenti a te in prima persona perché hai avuto questa buona idea di mettere l'ingresso gratuito e si è visto il pubblico dei tempi d'oro. Sì, è stata una scelta che abbiamo deciso insieme in società, però ritenevamo opportuno che, come dire, volevamo privilegiare il pubblico rispetto all'aspetto economico, detto in maniera volgare, cioè abbiamo pensato che, come dire, far venire anche le scuole, invitare più persone possibile, era più importante questa sera avere un pubblico coloroso che altre cose, quindi diciamo che è andata bene, perché poi quando inviti tante persone devi fare bella figura e questa sera abbiamo fatto bella figura. Questa squadra è stata costruita per giocare in questo modo, quindi io credo che abbiamo imbroccato la strada giusta, adesso sarà molto ma molto dura perché giochiamo con Aversa e l'eventuale bella ce l'abbiamo ad Aversa, quindi squadra che ha fatto primo nell'altro girone, molto organizzata e molto attrezzata, però io credo che se noi giochiamo come abbiamo giocato questa sera ce la giochiamo anche ad Aversa. La sfida vera grande è sul nostro campo, di essere veramente il meglio di noi, di dare la miglior prestazione e secondo me se giochiamo come questa sera in alcuni frangenti, casa o fuori casa, conta quello che fai nel campo tantissimo, quindi sono fiducioso soprattutto dopo una prova come quella di stasera. E avete sentito che l'Abba Pineto avrà nel prossimo turno Aversa, gara 1 sarà giocata domenica proprio ad Aversa con il ritorno a Pineto invece la domenica successiva 8 maggio. Per quanto riguarda il programma delle altre gare in A2 femminile, oggi alle 17 in programma al Palasport di Lanciano l'anticipo tra Altino e Vicenza, in B maschile domani chiudono con la cadetteria l'Alba a Falconara, il Paglieta con il Pozzuoli, in B1 femminile deve vincere basta la Teatina Chieti domani a Isernia alle 18 sperando che perda il sestetto di Iesi, in B2 domani il Gada Pescara 3 per sperare nei playout deve battere alle 18 al Pala Orfento il Pagliare. Speranza che deve alimentare anche la Ceteas Montesilvano che ospiterà il Palaroma anche alle ore 18 il Fasano. Formale trasferta a Trani per la retrocessa d'Annunziana, il Teramo invece riposerà in attesa dei playoff. E con questa notizia si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. I servizi, i contributi che avete visto sono disponibili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.